Ciao ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi sono molto contenta di condividere questo video con voi anche perché so che vi piacerà molto. Parliamo di casa, di arredamento e parliamo di come rinnovare una casa con poco. Ormai mi conoscete davvero molto bene e sapete che ho sempre una nuova idea in mente. Mi piace rinnovare la casa, sistemare, modificare qualcosina. Ormai in questi ultimi anni sicuramente l'avrete capito. E oggi voglio condividere con voi alcune idee, diciamo, per poter rinnovare casa con poco, senza investire chissà cosa, senza dover cambiare radicalmente una stanza oppure un mobile, senza cambiare cose importanti, ma con piccoli accorgimenti, secondo me si può rinnovare una stanza, un ambiente o anche l'intera casa, andando a cambiare qualcosina qui e là. Però non mi perdo più in chiacchiere e vi lascio agli accorgimenti, a quei piccoli accorgimenti che io molto spesso metto in atto qui a casa proprio per tenerla sempre rinnovata e per non stancarmi mai. Il primo consiglio che mi sento di darvi è quello di rinnovare molto spesso il divano. Facendo cosa? Andando semplicemente a cambiare le fodere dei cuscini. Io ho un divano molto grande, pieno di cuscini di diverse dimensioni e la cosa che faccio molto spesso è proprio quella di andare a cambiare i copricuscini in base alla stagione, in base al periodo, ad esempio durante il Natale o comunque sotto il periodo natalizio metto cuscini dedicati al Natale con le renne, qualche scritta natalizia. In questo momento invece sono andata a sostituire le fodere che avevo con i pompon panna con le nuove che ho acquistato da IKEA. Sempre sul lavoro, sul color panna, ma una tonalità leggermente più scura. E la fortuna che ho è quella di avere gli schienali che si possono spostare perché non sono fissi gli schienali del mio divano. Quindi molto spesso vado a cambiare anche la disposizione dello schienale, che può diventare un bracciolo, quindi lo posso mettere laterale, e sposto molto spesso i cuscini proprio per rinnovare il divano con poco. Volendo la stessa cosa la potete fare anche se avete dei tappeti. Io, come sapete, li ho eliminati un po' tutti a causa di Moka, però anche semplicemente cambiare il tappeto ogni tanto va sicuramente a rinnovare la vostra casa. Il secondo consiglio che invece ci tengo a darvi è quello di rinnovare anche le decorazioni che avete a parete. Ad esempio, ho avuto la possibilità di scegliere nuovi poster sul sito di Desenio. Qui in descrizione vi lascio il link diretto. Come sicuramente ben saprete, molte pareti di casa mia sono arricchite con delle stampe tutte di Desenio che con gli anni ho acquistato e ho voluto rinnovare sia la zona della cucina, quindi sono andata a togliere i tre poster che c'erano attualmente, ovvero l'ananas e due scritte, e li ho sostituiti andando a prenderne di nuovi, sempre comunque dedicate alla cucina. Ad esempio, questo con le tre tazze di caffè mi piace davvero tanto e con pochissimo sono andata a rinnovare questa parete. Ho tenuto le stesse cornici perché, come sapete, in questa zona della casa ho tanto legno e quindi mi piaceva l'idea di mantenere la cornice in rovere. Però, volendo, potete cambiare completamente anche la cornice. Cosa che infatti ho fatto in camera da letto. Anche in camera da letto ero un po' stufa della solita galleria che abbiamo sopra la testata del letto e quindi sono andata a togliere tutte le cornici. Non ho cambiato la disposizione perché comunque questi vogliono essere dei passaggi veloci e molto semplici. Quindi ho mantenuto la disposizione dei quadri e sono andata a cambiare le cornici da rovere, sono passata alle classiche cornici nere e poi ho cambiato tre poster. Ho mantenuto le iniziali, le nostre di me e Stefano, perché comunque ci piacciono molto, però abbiamo cambiato gli altri poster e come potete notare abbiamo deciso di fare una parete completamente in bianco e nero e siamo super soddisfatti. Vi lascio qui in descrizione un codice sconto che è valido fino a domani 26 novembre, 40% di sconto su tutti i poster ad esclusione di alcune collezioni. Comunque qui in descrizione vi lascio scritto tutto. Il
Il terzo consiglio che voglio darvi invece è quello di prendere l'abitudine di spostare dei complementi d'arredo un pochettino più grandi, quindi non parliamo soltanto di cuscini e di tappeti, ma anche di qualcosina un po' più impegnativo. Ad esempio, in questo angolino della casa che io amo, forse uno dei miei angoli preferiti perché mi ricorda molto un angolo relax, sono andata a togliere la lampada di Maison du Monde e ho spostato questa ad arco che avevamo in sala da pranzo. Sapete che l'abbiamo tolta perché abbiamo messo i lampadari sospesi, però in casa nostra non si butta niente e quindi abbiamo fatto delle prove e alla fine ho deciso di mettere la piantana ad arco sopra questo divanetto e trovo che ci stia benissimo. Quindi, come vedete, basta davvero poco, basta spostare un divanetto, un puff, una lampada, come ho fatto io, per rinnovare un angolino di casa. Poi io quando mi ci metto faccio sempre un po' di modifiche, mi piace, è proprio una cosa che mi piace fare molto molto spesso. Ho aggiunto un puff, ho messo delle riviste di arredamento e questo angolino, se prima mi piaceva, adesso mi piace ancora di più. Il quarto consiglio che voglio darvi è quello di prendere l'abitudine di rinnovare molto spesso l'ingresso della casa. È praticamente il nostro biglietto da visita e io ci tengo molto, quindi molto spesso vado a cambiare la disposizione, vado a cambiare i complementi d'arredo sopra questa mensolina. Basta davvero poco, ho tolto quello che c'era prima, ho messo una piantina, ho messo un altro poster, ho messo un diffusore per ambienti e un dettaglio un po' natalizio, perché ho iniziato anche a mettere qualcosina di Natale piano piano e come vedete con pochi accorgimenti anche il mio ingresso ha cambiato decisamente. E l'ultimo piccolo consiglio che voglio darvi è quello di acquistare o comunque di avere in casa delle lampade che possono essere lampade da terra come ad esempio questa, oppure lampade da mettere sopra un mobile, lampadine da mettere alla parete per rendere la casa più accogliente. Le lampade accese la sera creano una bellissima atmosfera. La stessa cosa vale per le candele. Se mettete qualche candela qua e là in diversi ambienti della casa e prendete l'abitudine di tenerle accese, specialmente la sera, andrete a creare un ambiente davvero super super accogliente e anche profumato. Come avete visto, questi piccoli accorgimenti vanno comunque a cambiare un angolino di casa con poco. Fatemi sapere se anche voi fate ogni tanto questo genere di modifiche. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su ed iscrivetevi al canale. Un grandissimo bacione e al prossimo video. Ciao!